Buonasera, buonasera a tutti. Eccolo qua. Avrei una richiesta. Sì. Avrei una richiesta all'indirizzo di... Di chi? Twitter Calcio, capitanate da quell'imbecille di Luca Cohen. Ma vai, non credo che Luca Cohen abbia in mano Twitter Calcio. Quello stimo. Twitter Calcio del Milan. Ah, ok. Variante Milan. Variante Milan. Tutti pseudo content creator di sto cazzo, sempre milanisti, giornalisti, opinionisti, presentatori TV e radio. Comunque ci informano che il Milan Twitter schifa con, quindi dico in chat. Adesso non lo so, però vorrei che voi mi faceste tutti un favore. Andate a Parma, abita un uomo. Informatevi della sua casa, del suo indirizzo, Stefano Pioli, citofonate e aspettate che scende e in ordine chiedete tutti scusa a Stefano Pioli, perché non avete mai capito nulla di calcio. Questo con Calabria ha vinto lo scudetto, chiedete scusa, brutti incompetenti. Grazie. Allora ragazzi, 2-0 dell'Inter contro Lecce, partita. Manu, se vuoi fare un preambolo tu. Sì. Allora, è stata una partita dove, in differenza di quella scorsa, abbiamo visto l'Inter un po' come l'anno scorso, nel senso che ha giocato a calcio. L'Inter, quando gioca a calcio, secondo me fa molto bene e deve farlo assolutamente. Gioco che si è sviluppato tanto sugli esterni. E Taremi, che oggi era un po' lo strepato speciale perché è arrivato con tanta fiducia e tante aspettative, oggi devo dire che le ha ripagate, perché è stato molto utile per la squadra, cercava un sacco Turam, si vede che sta entrando nei meccanismi di gioco anche del mister, quindi bene, perché ovviamente l'assenza di Lautaro ci preoccupa parecchio. Oggi ho visto una buona Inter, la forma, dai, avete giocato, Manu, dai, avete giocato contro dei cadaveri viventi, vabbè, però abbiamo abbastanza giocato bene, abbiamo non giocato so come bene. Faranno a trovarne tre peggio, però magari ci riescono, però cioè, non sono mai scesi in campo veramente una squadra che si deve salvare, che gioca così, boh, non lo so. Vabbè, comunque viene a San Siro, comunque, cioè, poi aspetta, l'Inter si è fatto male, Lautaro, Thuram non era, infatti volevo proprio dirvi di questo omino qua, che secondo me invece stasera Taremi, perciò ti dico, Taremi è fondamentale in questa parte della stagione, e meno male che sta rispondendo bene, perché comunque abbiamo, se no, Arnautovic che lasciamo perdere, Correa che facciamo finta che non esista, quindi o c'è lui o c'è lui, quello è. No, anche, beh, perché se ne parlava, un grande acquisto, dai, cioè, zero, sì, cioè, magari il Milan avesse preso Taremi, anzi l'ha seguito poi, no, infatti l'anno scorso, sì. Stavo per dire che tante grandi squadre, ragazzi, si parla tanto del colpo in attacco, abbiamo visto con la Roma che magari manca un sostituto, il Milan manca un sostituto, l'Inter alla fine zitto zitto, il buon Marotta, ragazzi, piazza anche questo, eh. Katia. Allora, a mio avviso non è stata un'Inter trascendentale, soprattutto nel primo tempo. Questo non significa che poi non ha meritato la vittoria, stiamo parlando di due squadre con valori tecnici completamente diversi, quindi l'Inter ha controllato tutto il tempo la partita. Nel primo tempo, a mio avviso, è stata un pochino sterile e troppo leziosa, poi per carità si era portata in vantaggio subito con il gol di testa di Darmian, però è un Inter che ha fatto il compitino, nel senso è una squadra forte, ha meccanismi rodati, ma è sicuramente entrata meglio in partita nel secondo tempo. Per quanto riguarda il Lecce, per legarmi a quello che dice Manfredi, sicuramente a livello di valori sono molto inferiori all'Inter, però non è una brutta squadra, Manfred. Anche chi è quella, che ti è piaciuto, anche con l'Atalanta, è vero che poi ne ha prese 4, è stata una sconfitta piuttosto pesante. Però è altrettanto vero che era partita bene, poi non so, ha capito nulla, ma non è portata rispetto al tacchino, eh? No, scusa, cara. Vabbè, dai, io guardo, apro la formazione, è una bella banda di, cioè, se la metto a confronto con l'Inter, ovviamente, White. Però ci può stare per quanto riguarda Gaspar, Pierrot,
Rafinha, cioè, anche confronto a tutte le altre neopromosse, il Lecce, questa è la formazione del Lecce, eh? Beh, anche, cioè, il Como, Franci, anche il Como, ragazzi, io l'ho visto contro la Juve, non so se l'avete visto, ma anche il Como è una squadra, anche il Venezia, sì, però, ragazzi, se, però il Como almeno ha le individualità, poi aiuto. Ma chi ha di individualità Torre, il Como, scusi? Il Como? Innanzitutto uno che è Fabregas in panchina, un fenomeno. Vabbè, è l'unico che conosciamo con Cutrone, però non, che non mi sembra un individuo. Ma il Como è pieno zeppo di giocatori. No, ce ne ha, i giocatori. L'unico è Pepe Reina, che è un portiere che non so perché è lì, dovrei fare ragazzi, magazzini. Pepe Reina c'è la mia età, No, a ciò vero. È ingrassato, poi. È ingrassato, raga. Mica Pepe Reina è ingrassato di brutto, Ha messo no, ma poi secondo me già Napoli, ragazzi, Pepe Reina va a fare. Reina, ragazzi. Cioè, sì, però non, secondo me sbagliate a valutare il Lecce oggi. Il Lecce l'ho visto con l'Atalanta, Manu, se poteva pigliare 8 gol li prendeva, però oggi l'Inter avrà fatto, io non l'ho vista la partita, ma avrà fatto una partita di allenamento l'Inter, dai. Non dobbiamo neanche guardarla noi l'Inter, noi è di dietro che bisogna guardare, non l'Inter. Cosa guarda l'Inter a fare? Cioè? Dopo ci andiamo, cosa? Su Milan, dopo ci andiamo. Cosa devo dire, della partita di oggi? È una partita. Allora ragazzi, datemi giusto 30 secondi perché devo parlarvi di un'offerta pazzesca di NordVPN dal 17 agosto all'11 settembre. Ma prima, perché NordVPN? Punto primo, sicurezza ovunque. Non solo il computer e il laptop, ma anche per esempio lo smartphone o il tablet saranno al sicuro ovunque. Quindi l'ideale per chi fa dei viaggi. Altra cosa importante, blocca i siti pericolosi e ti manda gli avvisi sul dark web. Ma veniamo all'offerta. Come dicevo, dal 17 agosto all'11 settembre, se acquisti un piano biennale tramite questo link, riceverai 4 mesi extra di abbonamento per te stesso e un coupon di 6 mesi gratis da regalare a chi vuoi tu. Ragazzi, muovetevi perché questa è un'offerta imperdibile. Normale, niente di eccezionale, minimo sindacale. Ho visto gambe pesanti, ha fatto il suo, il Lecce è inguardabile, però l'Inter è i campionati italiani li vincono le grandi difese, l'Inter è brava quando non è in possesso di palla, è brava a fare quello che fa, però niente di eccezionale. Senza Lautaro è una squadra diversa, perché Lautaro è un giocatore Gabbia veramente libera. Forte. Vedo Filippo che non è tanto d'accordo. Vabbè, adesso abbiamo fatto il paritore con il Lecce in casa, che ha preso 4 sberre dall'Atalanta settimana scorsa. È di Lecce, Filippo, quindi. Io penso che il campionato del Lecce debba iniziare contro il Cagliari. Niente da togliere dell'Inter. Io pensavo, cioè, io già ero pronto ad un'altra sconfitta, per dire, no? Però le qualità dell'Inter sono, non si possono discutere, cioè, pure quelle dell'Atalanta. Io credo che il campionato del Lecce inizierà il 31 agosto contro il Cagliari. Lì si dovranno fare punti, si dovranno iniziare a fare punti. Credo che Lecce al momento con i colpi di mercato non abbia finito. Contate, c'è Andrea fuori dal Lecce perché hanno accettato 10 milioni di euro, lo venderanno. Ma chi cazzo è che prende Andrea 10 milioni? Filippo, scusa, Filippo. Credo che siano quelli che cercavano quello dell'Inter, come si chiama? Scusa, il braccetto, Bissek, a 30 milioni. Penso che siano nella stessa squadra. Filippo ti fa il Lecce, hanno deviato. No? Sì. Ha detto che comincerà il campionato prossima settimana col Cagliari, ma io c'ho il nano che lavora con me, c'ho un nano che lavora con me che ti fa il Cagliari, ha detto che non comincerà neanche settimana prossima perché il Cagliari vincerà facilmente con il Lecce. Ecco il nano, vuoi parlare nano? No, vabbè, avrà un nome. Buonasera. Andreino il nano. Scusi, lei che Andrea. Andreino, lei che squadra tifa? Il Cagliari, lei. L'ha detto. Lei, oh, mi sentivo il pane. Vabbè, no, dico, ti fa anche una di quelle famose o... No. Ma che? Io sono Cagliari. Bravo. Dice che non si può fare una scuola diversa, una scuola da propria città. È la mia città. Io direi che abbiamo trovato il tifoso del Cagliari, raga. Sì. Abbiamo trovato anche un tifoso del Cagliari. Grazie, Stefano. Non ce ne frega un cazzo, Andrino, parliamo di Inter. Vai, ma poteva tifare qualunque squadra, sarebbe andato bene. Comunque, io lo metterei anche in fucina, le dico la verità. Ma lo porto, infatti, porto il nano in braccio a me quando entro nel campo. Ma no, ma c'è... Sì.
Filippo, cosa c'è? Tutto io bene? Io stavo dicendo che comunque i nomi non fanno... Cioè, comunque Pongracic, quando arrivò a Lecce, non lo conosceva nessuno, poi è stato venduto per 16 milioni di euro la Fiorentina, per esempio. Sono tutte delle truffe queste. Sì, infatti, io non... Cioè, credo che sia un illecito sportivo, tra l'altro, Filippo. Non devi vantartene, Filippo. Ragazzi, ma perché... Oh, aspetta! Faccio... La Fiorentina, chi lo conosceva quando è arrivato in Italia, Vlahovic? Faccio... Un attimo, Centose. Allora, invece prende degli sconosciuti perché io non mi facilito del fatto che Gotti, non lo voglio criticare, però ad esempio Mark Whisky, che l'abbiamo visto in Coppa Italia, ha fatto tanti gol anche nel precampionato, il precampionato poi non conta, però io mi sorprendo di come ancora non l'abbia messo in campo. Queste sono le cose. Poi vabbè, Kristovic che gioca con gli avversari perché passa la palla agli avversari, si è visto. Poi non si può giustificare una squadra che fa il primo tiro in porta al 93esimo minuto con il subentrato Berisha, ad esempio. Chiaro. Qui si può fare. Il nano ha detto: ho visto anche della figa nella Champions. Vabbè, dai, lo tolgo. Che... Cioè, posso dire che ne dà ragione Torre? Torre è stata. Io mi voglio sbagliare. Qui continuano i complimenti. No, ma io l'ho sempre fatti a Torre. Ma ti piace ragazzo. Il ragazzo giovane? Tanto tutte e due in rosa, eh? Non so, Cata, se è un omaggio a Francesco Torre. No, penso sia bianco. È un po' rosellino anche, mi sembra. Katia, di che colore è il vestito? Il mio? È rosa, viola, giallo. Visto, Torre? Aveva ragione. Voleva dirlo meglio. Zitto. Allora, c'è un episodio che Manfredi mi ha mandato che devo mettere. Ovviamente sì, no, prima di farlo vedere, guardando così la classifica, mi sbilancio già il 24 forza agosto. Forza Inter, forza il Napoli. Perché secondo me, allora, tre fra Venezia, Como, Lecce e Monza, tre fra queste quattro vanno in B senza problemi, cioè proprio gli altri possono vivere sonni tranquilli. Cioè proprio anche l'Empoli può stare tranquillo, cioè queste quattro se la giocano. Anzi, il Venezia possiamo già darlo proprio ultimo, però in generale solo perché quella di Difra, solo perché quella di Difra. Comunque, migliore e peggiore. Flavio, tu l'hai vista l'Inter? Sì, l'ho vista, ho fatto diretta gol. Posso dire, Taremi non mi è piaciuto, cioè ha fatto l'assist, va bene, però mi aspettavo qualcosina in più da Taremi. No. Che cosa doveva fare, Flavio? No. Posso che dire, Francè, ha fatto un tiro in porta. Grazie, Tony. Ha avuto due balle, va che l'Inter ha fatto quattro tiri in porta. Ciao, Perciù. Cioè, non è che dici... No, ho capito. Però io da Taremi oggi in casa con Lecce mi aspettavo... qualcosa, un tiro, un'occasione, qualcosa in più. Ma secondo me ha fatto il suo. Dai, ma è stato uno dei migliori Taremi, ragazzi. Taremi ha giocato molto bene. Soprattutto nel primo tempo è stato un pochino sotto ritmo, anche perché comunque è riuscita a gestire la palla in maniera molto serena. Aveva già segnato al sesto minuto. Il Lecce è una squadra così temibile e hanno fatto tutto con molta calma. Però cioè, se andiamo a sindacare quanto fatto di Taremi, No, è quello su cui mi aspettavo qualcosina in più sostanzialmente oggi. Sostituire Lautaro non è semplice in quest'Inter, cambiano gli equilibri. Ma in realtà lui tatticamente oggi tatticamente Thuram ha fatto Lautaro e lui ha fatto Thuram. E infatti l'abbiamo visto. Vabbè, Thuram, infatti, tuoi, ha fatto Flavio, molto male. Tuoi. Vabbè, per me flop Taremi, top Darmian. Ma è tra migliori Taremi secondo me. Vabbè, ci sta ognuno il suo parere. Ma posso dire quello che voglio, Manuela, dici tu, Manuela. No, top posso dire Darmian, ma cioè, non trovo il flop più che altro. Ma scusa, ma quel bidone con i piedi montati al contrario, no, di non ti permette, non come ti mai permettere. Non sta giocando? No, è entrato. Mica Bissek. No, vabbè, Bissek penso che non lo vedremo mai più in campo. Ma come? Ma non è vero. No, a parte quello, tranne nella partita che stai 3-4-0. Tipo probabilmente il derby. Però a parte quello,
Cioè, come mai non gioca più Dumfries? A Dumfries anche l'anno scorso è stato, a volte giocava lui, a volte giocava Darmian. E infatti non, dicono che non sia neanche contento per, di questa cosa, ovviamente, che anche nella trattativa di rinnovo sta un po' vacillando per questo motivo, però a me sembra che il mister faccia le scelte in base alla partita, in base a come stanno i giocatori, quindi meglio Darmian da esterno, secondo me, che da braccetto, mia personale opinione. Quindi va bene così. E la cosa grave è che tutte e due, sia Darmian che da Dumfries, da noi con quel Birillo di Calabria gioca a titolari, la cosa grave è questa, che da noi... Quei due che sono due mediocri, da noi sono titolari inamovibili. Alex, ti devo dire che anche Emerson, cioè, per come è, come è un po' meno peggio di Calabria. Sì, è forse. Se Dio la dice bene, forse peggio di Calabria, forse. Allora, Filippo, ci faccia il top e flop del Lecce. Flop Gaspar Kristovic, top Banda. Ma sta parlando alla chiesa, Filippo. Per favore, silenzio. Allora, ripeta, scusa. Filippo, ripeta. Peggiore Gaspar Kristovic, perché Kristovic gioca con gli avversari ormai. E migliore Banda, e mi è piaciuto gara in corso anche Berisha. E Katia? Ma allora, onestamente faccio fatica, nonostante l'Inter nel primo tempo era un po' sotto ritmo, a dirti ad esempio un giocatore il peggiore, perché poi di base cioè, a casa l'hanno portata tutti. Il migliore, secondo me, tra i migliori c'è stato Darmian, sicuro. Taremi, io direi anche Çalhanoğlu, che tra l'altro non sbaglio il rigore neanche a morire, 17 su 17 ragazzi con quello di questa sera. Il peggiore, guarda, se proprio dovessi trovartelo, ma solo per le sue capacità, che può fare molto meglio, è Mkhitaryan. Ma lo vedo. È incentrato un punto, Mkhitaryan è un po' in calo, ragazzi. La scorsa partita male, questa è un po' meglio, però sì. Allora, top, ti dico un nome che secondo me ha giocato molto bene, calcolando anche tutti i problemi che ha avuto quest'estate, che è Acerbi. In difesa è stato solidissimo e ha giocato molto bene. Beh, grazie. Ovviamente Simone Inzaghi, però questa cosa è scontata, perché può anche avere, perché comunque adesso Zielinski non c'è, Lautaro non c'è, eccetera, ma lui non gli interessa. Ogni squadra comunque con Simone Inzaghi in panchina gioca bene. E peggiore in campo, secondo me, Barella non ha giocato benissimo. Insomma, Barella saliva poco, perché comunque lì si era detto così, però tante volte si è vista la... c'è stata una mancanza, ecco, lì, con qualche pallone magari filtrante in avanti per Thuram e Taremi, che infatti oggi non sono arrivati. Peggiore secondo me Mkhitaryan, migliore a me è piaciuto, cioè per l'esordio diciamo mi è piaciuto Taremi, a differenza di qualcuno, come l'ha detto, secondo me. No, ma è piaciuto a tutti, tranne che a Flavio. C'è un sì. C'è questo. Vabbè, ma ci sta. Io oggi mi aspettavo da Taremi una grande prestazione. Ma Manu, ma secondo te non è arrivato il momento di far giocare? Non so se stavate parlando Frattesi, se in tanti avete detto di Mkhitaryan. No. Lo so, è entrato. Sì, dopo è entrato Frattesi, ma io penso che alla fine la formazione fosse... No, perché secondo me, ragazzi, Frattesi è un giocatore che a oggi gioca titolare in tutte le squadre di Serie A, tranne che dipende, nell'Inter. Dipende. Ma Milan, non so se forse nella Juve... No, nel Milan non gioca.